Allenatori, sono arrivate in prevendita le nostre medaglie commemorative della 4v4 Randomizer Monotype. In questi mesi avete seguito ogni settimana le nostre avventure tra urla, insulti e risate. Ma purtroppo anche questa serie sta per concludersi. Abbiamo pensato allora, cosa possiamo fare perché tutti possano portarsi a casa un pezzo di queste avventure? Adesso faccio da Drake per un attimo, scusatemi. Ed ecco, in collaborazione con 0M, il cofanetto in edizione super limitata con le nostre medaglie, realizzato su misura per l'occasione. Ma non è tutto, acquistando il medagliere avrete in bandola anche l'incredibile maglietta con gli 8 protagonisti della serie, che ovviamente sarà autografata a mano da tutti quanti. Sono da Drake. Cosa state aspettando quindi? Preordinate ora il bundle su 0N perché le copie sono limitate e... Non ci sarà una ristampa! E allora vi dovete muovere, ragazzi, cioè non so come dirvelo, muovetevi, cazzo, muoviti, lo so che stai guardando il video, muoviti, comprale! Allenatori, ci siamo! Il campione dietro quella porta, dietro Drake, per l'episodio numero 15 di Pokémon Rubino e Zaffiro Monotype Randomizer 4v4 con i nostri boys! Dietro quella porta c'è il campione, ma lui è solamente un coglione. No, non si dice. Fammi riprendere. Assolutamente. Signori, siamo agli sgoccioli di questa serie. Allora, visto che si avvicina la 5v5 con le girls. Ah, ma è ufficiale quindi. Solo bene. Girls. Mettermi una parrucca allora. Ok. Federic con praticamente 9 girls. Signori, a 10. Salutiamo Dana. 10 girls. Completo con me, giusto. Creatori, un commentino. L'iscrizione a tutti per questa ultima puntata. Penultima, perché poi abbiamo l'episodio extra, ma ne parleremo più tardi. E soprattutto, parlo a voi, boys. 30 monete a chi batte Drake e 50 a chi batte il campione. Siamo 50 pari in quanto Gravier ha scambiato il suo team Erba ad Axo ed Axo ha dato la terra a Gravier. Axo, come ti senti con il mio tipo Erba? Pensavo di avere già perso. Poi ho visto che hai Logor Sasso. Io gli ho messo lanciafiamme a Logor Sasso e adesso è forte Logor Sasso. Attenzione a Logor Sasso. Il team rosso fa vedere che il team blu non sa neanche usare gli strumenti di cui è dotato, signore. Gravi, io adesso utilizzo il Dugtrio con 300 di attack power. Appunto. Quindi vediamo. Tu premia, vedi? Tu il team blu deve rubare per vincere. Noi possiamo ingegnarci perché la scimmia a un certo punto esce dalla foresta e diviene uomo. E questo è quello che ci racconta Axo oggi. Sai, è tipo 2001 Odissea nello spazio. Ho toccato il monolite e sono diventato uomo. Esatto. Allora, signori, io direi che possiamo partire col conto alla rovescia. Ricordo, Axo, parlo a te. Dopo Drake, fermo, non andare avanti. Perché oggi Ale c'ha il vizietto lui. Dobbiamo fare il comeback, ok? Dobbiamo fare. Io direi di fare un 3-2-1. Appena dico via, possiamo partire, okay? Non ti crede mai nessuno, Federic. Okay. 3-2-1 via. No, fallo, lo faccio bene. Serio. Lo faccio serio. Ok. 3-2-1 via.
Ok. Ok. Okay. Non scivolare sul tasto del velocizzare, Let's ragazzi. Go. Sì, oh, esatto. No, no. C'è da Drake, ragazzi. Sono da Drake, maestro del tipo drago, l'ultimo super 4 della Lega Pokémon. No, che cos'è che episodio è Poketonks? Che episodio siamo del tuo walkthrough? Dimmelo. È l'episodio 79. Non lo so, credo che sia il numero 49, ma non ne sono sicuro. Mi sono morso la lingua 70 volte. Ledian c'ha questo qua, c'ha Ledian. È cursatissimo. Poketonks forma calabrese. Sì, è fortissimo. Ragazzi, fate attenzione a Sceptile. Sceptile è un Pokémon di tipo erba veramente forte. Sceptile è un Pokémon di tipo erba. Giù Sceptile. Ma quelli c'hanno Ledian, no? Pardini, come hai fatto a batterlo? Stai zitto. Accala. Jinx. Vedo che già si sta salendo. Jinx. Vedo che già si sta salendo il sale. Vai, Lady. Vediamo se viene giù, vediamo se viene giù, vediamo se viene giù. Jinx. Tentena. Giugizzo. Oh, merda. Sì. Articuno. Ma per fortuna che ho tipo, se no mi shottava Articuno. Sabbia fiume Ariama, ragazzi. Più Blaziken. Maledetti voi. No, mi è entrato tanto. Dovete fare voi. Dovete fare voi. Non ce la faccio. Il fiume è lento. Sabbia tempesta, basta. Io sono un po' in difficoltà. Bagliore. Giù Magneton. Sì, giù il primo Pokémon di okay. C'è pure riflesso sto coso. Massetta solo sto Jinx. Godo. No, raga. Cioè, nell'ultimo Fly. Signore e signori, Logorsasso vinto. Vinto. Grande. Oh, con il team dell'avversario. Cosa? Attenzione. Come fino adesso? Umiliati. Umiliazione. Pam, 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 param, param, io ho finito adesso. No, io avevo già finito, mi dispiace. Scusa, Dactrio. Bravo, Axo. Così ti voglio. In vantaggio il team rosso. Team rosso. Grazie, Logorsasso. Grazie. Ma per far capire anche noi babbani, chi è Logorsasso? È un Celebi. Celebi. Gravier, scusami, ma tu non te ne potevi accorgere che eri super efficace su tutto, eh? Io ce l'avevo, ma io mi trovavo contro Articuno che invece era super efficace su di me. Vedi, io invece ho trovato solo roba che shottavo. Ragazzi, mi ha crittato Blaziken e mi ha ucciso Ariyama. Dani, devi resistere, Dani. Mi ha sparato un crit, mi ha levato 140 HP, così. Dani, non è facile e lo capisco, e anzi, tranquillo, un in meno non è un problema. Non è un problema. Ci proviamo, bro, Dani, ci proviamo, bro. Ti porto nel cuore in finale, se non perdo anch'io, Dani. Fede, so che non sto condividendo lo schermo, ma l'ho fatto apposta, perché devo fare vedere al pubblico da casa una piccola strategia che ho rubato. No, una piccola strategia che ho rubato al team blu, che ci farà vincere anche il campione. Davvero? Velocizzi il gioco senza farlo sapere? Sì, sì, esatto. Si chiama velocizzare. No, non si chiama velocizzare. Via. Io qualche dubbio lo nutro. Ragazzi, io devo perdere Roberto. Roberto! No, Roberto, mio padre. Devo perdere Roberto, non no. C'è vero. Mio padre no, Roberto. Poi vinco, ma devo perdere Roberto. Sì, ma sì. Team Blue, vi rendete conto che se perdiamo è colpa nostra che abbiamo fatto sta cosa per nerfare sì, Axo? Sì, ma ovvio. Noi abbiamo optato per il content. Sarebbe stato troppo facile barricarsi dietro i mille punti, è giusto così. Comprendendo di aver perso il Pardini. Che culo! Brutto colpo! Magneto giù! Robertone! Roberto! Dicevo, comprendendo di aver perso, il Pardini passa alla politica adesso. Ciao Luna, ragazzi, si è rivelato il Pokémon più forte della vita, comunque io ve lo dico. Sì, no, incredibile. Sono morto! No! Dani! No! Raga, ma io che posso farci? Dovresti spendere... Me la sono giocata pure safe, ma questi mi sciottano. Fermi sono tutti, morto. A quanto siamo? Quanto stiamo? 80. 80-50. A quanto? 80-50, vinco anche sì. Il campione da Dani, ti revitalizziamo tutti, non tutti, è un problema. Tutti, Dani, tutti. Sì, esatto, facciamolo. In tre bastiamo adesso, io ho 5 Pokémon, sto messo bene per il campione. Eccomi raga, eccomi qua, ce l'ho fatta, ce l'ho messa tutta, cioè ce l'ho fatta in senso figurato, non ce l'ho fatta. Chiaro, immaginavo. Ma non ci sono monete per il primo che perde, Fede? Oh, vero! Vero! Vero, Fede, quante erano? 150 monete, se non sbaglio. No, erano 200, Dani, non ti sbagliare. Due calabacchi. Ho capito, l'ho fatto capito. Apposta, l'ho fatto apposta. È l'obiettivo segreto questo, non lo volevo dire, ma a questo punto lo dirò. Comunque, Dani, non ti preoccupare, noi ti portiamo nel cuore. No, mi vedi preoccupato? No, col tipo lotta non era facile, ma non ti preoccupare, ti vendichiamo. Grazie, fra.
vendicami. Sto per morire, guarda. Ok, il problema, sto ancora ad Articuno. Datemi ancora 10 minuti e arrivo. 10 minuti? Cazzo, devi fare la spesa. Io mi immagino la scena. Io adesso Dani gli do un bacino e gli faccio: ci vediamo giù. E Dani mi aspetta e mi aspetta fuori dalla Lega. Io così: Fede, vinci anche per me, bro. Una lacrima rigava il suo viso. Io posso promettervi che non perdo. Però vincere, non ho i Pokémon per vincere. Non fanno le one hit che io. No, ha già detto che vince Axo. Ma io godo se vince Axo. Purtroppo, ragazzi, io ho già deciso di aver vinto. Non potete farci nulla. C'è ghigliottina! Oh! E l'ha fatta? È entrata? Certo che è entrata! Ah, bene! Attenzione che Tonks potrebbe perdere! Perdere! No, aspetta! Vorrei far notare, è il primo Pokémon che mi va a KO. Grazie a ghigliottina! È di livello 55 sto coso! Può fartelo su tutti? Sì! Sì, minchia. Si gode. da te non okay, ci aspettavamo. Ok, Bicchiera è più veloce di Articuno. Avrei dovuto usare lei. Ok, l'hai ucciso? Sì, l'ho ucciso. Okay. Oh. Mi ha sconfitto Lady, però. Però sarebbe stato molto più bello vederti morire. Per quanto sei nel mio wow, team. Wow, grazie. Superbo, non c'è che dire. Mi hai appena sconfitto, sono da Drake. Invece, come al solito, i produttori di questo show hanno, come al solito, messo nel copione Dlarz muore, che palle. Ma cambiatemi il personaggio nella prossima serie, che palle. Maledetti produttori. La prossima la faccio meglio. Fro, e visto che stiamo aspettando poco Antonio, fai il codice sconto tuo, perché oggi sta a te. Oggi sta a te. Ah, sì! È arrivato il mio momento, ragazzi. Anzi, aspetta, editor. Uso le axotecniche, vieni su di me. Figlio mio, ma hai idea di cosa tutto c'è sul Federic Store? Ma hai idea di quanto io sia ludopatico in questo momento nei confronti di Federic? Ho fatto un quantitativo di acquisti fuori di testa. Ho il raccoglitore pieno di gold, carte singole, pacchetti, box, ogni cosa, tutto sul Federic Store. Ma se vuoi risparmiare, amico mio, perché puoi risparmiare, usa il mio codice sconto Frozen 1 e ovviamente metti il 3 perché sennò non funziona. Troverai il 5% sul Federic Store. Usa il mio codice. Perché? Non ho motivi. Non ho motivi, scusa. È Frozen 1 o Frozen 3 che devo mettere? No, è Frozen 3 con scritto l'1 al posto del 3. Scusa, ma io non ho capito. Ma io non ho capito sta cosa delle carte. Io ti ho solo chiesto in che strada devo andare per arrivare a Piazza Dante. Scusa. Ciao da Drake. Ah no. Ragazzi, ci siamo. Fede, io che devo fare? Ma ci guarda, gioca le slot YouTube machine di Cipri. Dani, ci aspetti fuori. Ci vediamo giù. Ma come mi aspetti? Ci vediamo giù, Dani. Ok. Vabbè, io allora sto qui e vi guardo. Aspetta, arriviamo un attimo. Vai, okay. Io chiedo il video per Axo, però, io chiedo il VAR, Lo vuoi vedere? Aspetta che faccio vedere il VAR. C'ho niente da nascondere io. Re Gorilla non ha niente da nascondere. Vai, andiamo. Allora, possiamo partire tra tre. Ragazzi, sempre il via, Sì, okay. Sì, serio, sì, vai. Sei tu quello che non lo fa di solito, Sì, infatti. 3, 2, 1, via! Go! Okay. Vai, Axo! Dai, che c'ha 6 magica campione! Dai, che c'ha 6 magica campione! Salve, sono Rocco? Vai, Rocco! Sono stanco! Parla con Rocco, capo! Guarda, Axo, come sta tryhardando! Guarda! Fede, non mi distrarre! Fede, se tanto Axo è il più veloce, noi pensiamo a non perdere Pokémon. Giusto, giusto. Okay? No, ma a Rumpa Ludicolo, Sì, a Rumpa Pa. Sì, vai a cagare, c'hai Whiskash, debole 4 per. Non sono efficace. Vabbè. Ma tu usi lo Special X. Questa è la strategia segreta che ho rubato, Pardini. Questa è la strategia segreta che ho rubato. Ma andate a cagare. Ok, devi fare giocare un po' di BGC, bastardi. Colpo, godo. Vai, Ale. Vai, Ale, non preoccuparti, Ale. E uno è giù. Ricarica totale, sì, mi raccomando. Io non la vinco, dovete fare voi, Team Blue. Mi ha paralizzato. Pardini, ma gli strumenti X, cioè, lo sappiamo che non servono a niente, dai. Infatti. Due crit. Bravo, Dlarz. E uno è ragazzi, giù. Ragazzi, Fro, sei te. Ci metterò un botto di tempo, non conta. Io sono al terzo, ma noi abbiamo... Io c'ho l'Anturn. Io sono al secondo. Io sono al primo. Niente, gli faccio un caso. Ragazzi, Axo non sta di niente, quindi a quasi Jolteon giù. Sì, no, Axo c'è la portata. Vai, Ale! Tutti i Pokémon che muoiono in one hit KO. Vai, Ale! Ma di cosa stiamo parlando? Un altro giù. Vai, Ale, così, concentrato, vai! Dai. Un altro crit! Sì! Come? Bro. Non è possibile. Raga, ha attivato il cheat dei crit. Non è una... Fro, quanti crit di fila 6?
3 crit, è una su 16.000. Una su 16.000. Sapevate che è una su 16.000? Non c'entro nulla, guarda, non ho le mani, guarda. Non ho resistito, mi ha fatto tutta un'onda, no! 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 Abituale! Ha vinto la Siusa, non è finita. X. Godone, Godone. Vittore! Ha vinto Ale! Ha vinto Ale! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! A questo punto puntiamo semplicemente a portarla a casa. Ok? Scimmiescamente. Che scimmia? Il team scimmie! Dai, dai. Shedinja, ma io il team volante, quindi non mi fa paura. Ho battuto adesso Rocco. Non ci importa, dei secondi non ci frega niente, Urru. Wow. Allora, wow. Facciamo ricordatevi che i secondi sono solo i primi dei perdenti. Esatto. Ferico Urru, clicca nel buco del culo. No! Ragazzi, adesso ci godiamo con calma questa lotta dove io e Fede non perderemo niente, quindi vinciamo tutto, vinciamo la Lega, vinciamo la serie, con il team che ci ha dato il team blu. E meno male ve l'abbiamo dato, se no sta serie era finita la seconda palestra, ma ragazzi. Certo, cioè, ma certo. Cioè, avevamo Dutrio, avevamo i tre piselli, avevamo, Se la mia nonna avesse tre palle sarebbe un flipper, ma intanto abbiamo vinto. Ma stai tranquillo che se la tua nonna ci aveva 250 punti invece era team blu, te lo dico io. Dai. Abbiamo switchato due volte team, abbiamo abbiamo fatto punti. Abbiamo dato l'8 per 1000, abbiamo dato in diciamo le cose come non stanno. Non ci importa, questa è la favola della tartaruga e della lepre. Voi avete fatto la lepre che si ferma per fare la ganzetta e la tartaruga a un certo punto sul più bello esce il pisello. Quello è il fatto. Noi abbiamo fatto l'8 per 1000 al il team rosso. Ha battuto il campione. Ma forse la vera vittoria sono le amicizie che abbiamo fatto lungo la strada. Ma bravo, voi vi rendete conto di quanto è forte il team rosso che si difende dalle accuse mentre batte Rocco senza perdere un Pokémon? Capite quanto siamo potenti? La vittoria è rossa, il content è colorato di blu. Sedonia, dopo tutto è legale sparare sei calmamente, no? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma pensa che io sparo solo frana da 9 episodi. Quindi ma poi io vorrei dire calmamente ha un'animazione. Pardini, no, mio caro. Te con me non parli Pardini. Perché hai usato lo Special X, che io l'ultima volta che l'ho usato ero in quarta elementare. Ma caro Pardini, ma te lo sai da chi? Sai perché mi è venuto in mente? Una brutta notizia. No, no, e invece mi fai parlare. Esatto, no, caro Pardini. Caro Pardini, lo sai da chi ho imparato io lo Special X? Allora, guardando ripudio, nel vostro giardino, io non l'avrei mai usato. Ripudio anche Urru. Ma lo usavano anche loro? Io calmamente almeno ce l'avevo, lo usavo semplicemente per velocizzare il tutto. Ma se lo usavano loro, ma allora cosa stanno dicendo? Mamma mia, il team blu si uccide da solo con le sue stesse arringhe. Mi dissocio anche da Urru, guarda, non lo sapevo. Cioè, ma vi rendete conto? Fino all'altro giorno mi leccavo il sottopalla perché stavamo vincendo. Raga, vergogna. Allora, io adesso, in quanto Saidonia racconta storie, perché questo è il mio content su internet, vi narro la fine di questa storia. Cristo, c'ho anche il mare colorato di rosso in sto gioco, ma va! La fine di questa storia è che noi da scimmie evolviamo, andiamo in città, scopriamo la pietra focaia e accendiamo il nostro primo falò. Poi invece abbiamo il team blu, che sono uomini, che si addentrano nella foresta e finisce con Pardini che guarda una banana con fin troppo ardore. Schermo nero, fine. Ho capito. E si comprende che c'è stato uno switch. Sì. Sì, e si comprende anche che il monolite è stato messo lì comprando 200 monetine. Se no, col cazzo che ve vorvevate. Ma questo lo scopriremo Pardini, nel secondo episodio. Tranquillo, che in qualche modo avremmo vinto anche coi Pokémon fuoco, coi Pokémon terra. Vero, ma avete dato vero. L'erba e ho vinto lo stesso. Pardini. Ma giustamente, con lo Special X si vince anche con i Pokémon. Ma secondo te come le ha fatte le monetine quel balordo che c'hai in casa non tua? Va bene, non va bene. No. Allora, calma, vergogna. Non è ancora finito. Ho iniziato a usarlo esagerando da 4 episodi. Dura 14 episodi la serie. Ho detto esagerando. Forse sono addirittura 2. O magari esagerando 3. Ma tutto il resto della serie, quando avete pianto che non riuscivate a fare i punti, ero io che li portavo a casa. Ero io che mettevo il pane in tavola in questa squadra. Posso dire una cosa? Io voglio, e qua parlo con i fan, visto che il prossimo episodio sarà quello finale, io voglio ovviamente che un artista di voi, e non parlo ovviamente di Dadrick, che non vale perché lui è fin troppo bravo. Che non è un artista, bravo. Ok. No, è fin troppo bravo. Voglio che disegnate una scena dove Gravier dona Celebi così in mano
Celebis si inalza verso il cielo, verso Axo. Axo sta là che lo accoglie in casa sua. E gli infila uno bello Special X di dietro. Papà, papà. E poi voglio Celebis che apre letteralmente il a Rocco. Pardini, se ti dico una cosa, mi perdoni? No. Ok, però te la dico comunque. Allora, io contro Drake ho usato solo calmamente, non ho usato Special X. Ma calmamente è una mossa, va bene. Special X io proprio lo ripudio, proprio visceralmente. Cioè, ma perché bisogna usare gli strumenti X? È una gara, mio fratello in Cristo, è nel titolo della serie che è una gara. Non posso perdere tempo. Frozen. Senti come piange Frozen. Vabbè, me lo merito. Le scimmie combattono per il territorio. Ma è lo stesso? Dimmi che è lo stesso, Daniel. Non lo so, ho scritto crying baby noise. Crying baby noise. È lo stesso. Allora, ragazzi, The Drake in questo episodio non può essere evocato. O lo evochiamo tanto per... Facciamo la burla? O riscattiamo per Daniel team? E dai. Sì, certo. Daniel, dobbiamo revitalizzare Daniel. Vieni qua, Da Dre. Vieni qua. Pocketong, se stavi zitto, non devi sempre metterti in mezzo. Lasciami il mio episodio di gloria. Merda. Vai. Oh no, è da Drake. No, vabbè. Era ovvio, era logico. L'aveva anticipato Tonks. Era logico, comunque. Ti va di lavorare, Va bene. Noi abbiamo circa, in questo caso, 130 monete a 50. Allora, quanto costa rivitalizzare qualche prima volta di cani? Bro, 20? Bro, diamogli a cazzo di cane un altro team. No, ti prego. No. Dani, ehi, quali ehi. Vuoi? Due ne puoi avere, due. Almeno due, dai, due. Due. Voglio Medichamps, il mio Medichamps e anche cosa? Come si chiama la... Machamp. Ok. Machamp. Cosa là? Perfetto. Quindi sono 40 monete. Bene. Comunque, da Drake, tu che sei vestito da Drake, adesso io me la prendo con te. Brutta merda, come hai usato a schiattare in culo i miei È andato via, scappato. Ecco, bravo. Oh, comunque, assurdo. Quello mi ha fatto calcio ardente e mi ha sciottato. Non era manco super efficace. Senti, ma ce le abbiamo anche due revitalizzanti per me? No, Saido, non ce le abbiamo. Comunque, aneddoto, ieri sera eravamo su Discord. Dani, ma tu domani con due Pokémon come fai? E io, tranquilli ragazzi, ho già tutto nella mia testa. Cioè, che se perdo va bene così. A posto. Io posso rivelarvi sì, un altro retroscena, ragazzi? Dopo, da Drake, prima voglio comprare uno strumento. Vorrei comprare uno strumento lotta da Drake. Compra uno Special X. Vorrei uno Special X da Drake. Posso averlo uno Special X? Te lo regalo. Potresti dover andare... nel centro Italia, precisamente da un certo Pocketonks, perché se avete perso è anche per merito suo, grazie Pocketonks. E voi vi direte, perché? Cosa c'entra Pocketonks? Che c'entro io? È perché è Pocketonks colui che gestiva gli scambi tra allenatori, era lui l'addetto ai salvataggi. E il Celebi di Gravier non aveva degli EVS, ma il mio li ha ricevuti invece. Infatti io sapevo che c'era del maquillage di mezzo. Non sono stato io a trasferire. È stata non la sono stato io, Pardini. Non sono stato io. Abbiamo un impostore tra di noi. Ma quindi da Drake è la vera scimmia che aiuta le scimmie a divenire uomini. Il motivo è che davvero vi ho tradito perché non siamo più team verde, siamo team blu. E a me non piace il blu. Amico delle guardie. Ma allenatori, mi dispiace interrompere questa chiacchierata così scimmiesca, ma... calmi, ci sarà da urlare nel prossimo episodio, quindi preparatevi perché la serie non è ancora finita, c'è ancora qualcosina da fare, ma per quello ci vediamo nel prossimo episodio, massimo supporto, altrimenti la 5v5 non uscirà mai, io già ve lo dico ragazzi, non uscirà mai, quindi proprio evitate. Aspetta, Fede, prima di chiudere l'episodio c'è un problema, mi si è corrotta la registrazione.
Ecco, lo sapevo. No, dici? Dai, sta scherzando. Dai. Non mi chiamo Asso. La grande burla. Raga, no, però un problema c'è davvero. Si è corrotto il team avversario. Fa schifo ora. Che dobbiamo fare? Parole dure per una persona che ha ancora i crediti. Beh, ma io me la sono presa comoda e non peso sul mio team. Uguale, uguale, uguale. L'ho carriato. Non devi dire a me. Di a loro. Allora, io ho appena comprato 10 attacco X. Prima di chiudere voglio dire una cosa a tutti quelli che ci stanno guardando. Ragazzi, grazie, il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente. Esatto. Su. Tu in realtà sei il nostro membro più prezioso, perché hai dimostrato che anche con una palla al cazzo come te abbiamo vinto comunque. Grazie Saidonia, queste parole molto sentite mi rincuorano l'anima. Ciao! Noi siamo come Rock Lee, abbiamo giocato coi pesi e abbiamo vinto lo stesso. Sì, esatto, con le sopracciglia. No, grazie a Lars. Ciao, ciao. Ciao, gente. Ciao, ciao. Nel prossimo episodio non muoio.